Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il fronte perturbato legato al centro di bassa pressione, sito tra Sardegna e Tirreno centrale, convoglierà su tutto il centro-sud forti precipitazioni con il rischio di nubifragi tra Sicilia e Calabria, dove cadranno abbondanti quantitativi di pioggia. Per cui massima attenzione, anche sulle restanti regioni le precipitazioni saranno abbondanti, specie sui settori ionici, e soffieranno forti venti di scirocco. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 23 gennaio. Al mattino le prime aree a vedere forti precipitazioni saranno le zone ioniche e il basso Potentino. Durante la giornata la nuvolosità e le forti precipitazioni si estenderanno su tutti i settori e gli accumuli più consistenti riguarderanno tutto l'arco ionico dal Potentino al Tarantino, le Murge, il Gargano e il Salento. Copiose nevicate interesseranno i monti Lucani a partire dai 1300 metri in calo dalla sera. Durante la serata possibilità di nebbie o nubi basse sui settori ionici. Un lento miglioramento si avrà dalla tarda sera a partire dalla Basilicata. Le temperature, come possiamo notare dalla grafica, risulteranno in leggero ulteriore aumento a causa dei venti miti di scirocco che soffieranno forti ovunque. Attenzione alle aree ioniche laddove le raffiche potranno toccare i 70-80 km orari. Per quanto riguarda i mari, molto agitato lo Ionio, molto mosso l'Adriatico. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Calò per questo suggestivo scatto delle montagne albanesi innevate ripreso dalle coste di San Foca in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.